Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Spacchettamenti con gli R0. Bravissimo, ormai le sei tutte. Bene, 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 bene. Ci abbiamo un nuovo sfondo perché è arrivato la... Vabbè, prima diciamo le sei carte del giveaway. Questo weekend facciamo il video del giveaway, che dobbiamo regalare il full set CHR di Balter Region. Quindi queste sei carte saranno regalate dagli R0 come giveaway per raggiungimento dei 350 iscritti. Esatto, non guardare un punto indefinito perché poi ti distrae e mi caschi. Vediamo. Comunque, togliamo le carte del giveaway e mostriamo dietro che cosa? Il box di di chi? Di Arceus. Meno male, perché c'è anche italiano, vabbè. Arceus con la carta speciale che abbiamo visto in giapponese. Ci sono due astri, la statuina che si vede La statuina che si vede a metà. Questo mi sa che non lo apriamo perché ci sono solo due bustine di astri, una di regno glaciale e una di stile lotta. Non vale neanche la pena, visto che tanto abbiamo le bustine di astri lucenti da aprire adesso. Sono sei bustine, così completiamo la serie astri lucenti. Queste sono prese da varie edicole, quindi facciamo questo, anche questo test per vedere cosa succede. Prendere bustine. Questa perché questa è bellissima ed sì, è perché... Questo è tuo, il tuo regalo. Ed è tuo, vabbè. C'è anche una... ci sono due espansioni vecchissime. Sì, c'è il fragore ribelle che ancora lo infilano ovunque. C'è anche Sintonia mentale, il sole e luna. Esatto, e poi c'è l'altro gioco di squadra bellissimo in quel box là. Comunque quello l'avevamo già visto, quindi è inutile che lo rivediamo. Ma prima di tutto dobbiamo presentare la Pokepost di oggi. Prima ci sono tre carte giapponesi. VMAX Climax, dove eravamo rimasti? Ah, quelle di tipo acciaio. Sì, quindi cosa c'è dopo? Normale. C'è tipo normale. Qui bravissimo Blissey, la CSR di Blissey B con come si chiama l'infermiera Joy, giusto? Sì, sì. L'infermiera Joy, benissimo. Poi dopo il tipo normale ci sono gli ultimi tipi, ovvero i tipi drago. Bravo. Ma i tipi drago c'erano prima. Erano prima i tipi di drago, sei sicuro? Vediamo. Sì, vabbè. Vediamo se menti sapendo di mentire. Qui siamo alla 254, queste qui invece sono 252 e 253. Quindi hai ragione, i tipi drago erano prima dei tipi normali. Vabbè. E abbiamo le ultime due, ovvero Rayquaza VMAX e Duraludon VMAX. Esatto. Bellissimo. Esatto, questa l'avevamo pure trovata. Il tuo Pokémon preferito? No, il mio Pokémon preferito di tipo drago. Duraludon? Sì. Mamma mia, VMAXizzato è il suo perché. È normale, insomma, non piace a tutti. Vabbè, queste le togliamo via e poi adesso abbiamo... Spegni la luce, andiamo a letto. Sì. E poi abbiamo un'infinità di carte stavolta, però carrelliamo velocemente perché siamo in L. Set base... evoluzioni. No, questo è set base. Che cosa c'è scritto qua? Edizione 1. Prima edizione del set base. Abbiamo un'infinità di carte anche bellissime, Near Mint. Le carte sono ormai del 99. Sono stupende. Quindi, Gastly. Ponita. Sempre prima edizione. Kadabra. E voilà. Dodrio. No, c'è scritto Doduo e diventa Drio. Professor Oak. Esatto, sempre prima edizione. Abra. Hai visto che erano semplici? Facevano 30 punti vita, un attacco da 10. Professor Oak era semplice. Scarta le carte che è in mano e pesca altre 7. Proprio era il gioco basic. Quindi vabbè, queste le mettiamo insieme. Poi... Porygon. Sempre prima edizione. Koffing, tipo erba, ma vabbè. Angela. Poliwag. Finalmente un tipo acqua, quindi questo lo possiamo mettere qua e questo lo mettiamo qua. Koffing. Un altro. Abbiamo preso due, vabbè. Drowsy. Tipo psycho ancora. Pozione magica. Addestramento, quindi la togliamo, mettiamo qua. Stario. Artwork semplici ma bellissimi. Machop. Tipo lotta.
Un altro Gastly, va bene. Doppioni poteva evitarli. Rattata. PJ. Che bella questa. E poi le ultime due messe nel top loader perché sono... Squirtle. Sempre prima edizione. E... per finire... Bulbasaur. Primissima edizione, bene, dopo questa carrellata nel passato di queste bellissime carte. Bello, e ha messo anche il... come si chiama? Il cosetto, sì. Qui azzurro, sì, sì. E lì verde. Ma sai che credo di non averlo fatto apposta? No, meno male che ha dato questi dettagli. Sarà un caso, sì, secondo me è un caso, però vabbè. Bene, detto questo possiamo iniziare a sbustare. Vediamo cosa ci propongono queste edicole di... per quanto riguarda... Astri? Astri lucenti. Benissimo, quindi via. Ah, ma iniziamo male perché siamo subito con una bustina di tipo bianca che di solito non hanno molto fortuna. Il trick è da tanto che non lo facciamo perché abbiamo bustato giapponese, quindi iniziamo. Energia con... di tipo elettro. Brandifuoco, Ultra Ball, Hitmontop, Chimchar, Baltoy. Quale Hitmontop ci mancava? No, ce l'avevamo. Snorunt, Nosepass, Fracture. E per iniziare, iniziamo male con un Gorluk comune. Vabbè. Quasi torniamo a sbustare il giapponese. Iniziamo a sbustare il giapponese. Va che se lo dice adesso è troppo una VMAX. Sì, sì, guarda. Diciamo, vediamo. Oh, nero. Si offende e dice, uè. Nero, codicello. Anche io il pull. Oh, c'è una Viastro qua, quindi vabbè, si vede subito. Quindi, per me è Viastro. Per me Viastro. Esatto. Amici di Galar. Ci abbiamo anche. Probopass, Starivia, Cherubi, Sawak, Garfish, Golett, Chaimeko. Impidimp reverse e per un Manaphy niente, mamma mia. Quindi per ora busta ridicola a caso non ha portato fortuna, ma andiamo avanti. Vabbè, secondo me arriva il pull come quella volta che abbiamo trovato bustina. Vediamo. Edicola e abbiamo trovato uno shiny nastro. Viastro hyper. Vediamo. Allora, Viastro. Di nuovo Viastro. Wild. Dusclops. Morgrem. Piplup. Tartuig. Muncino. Carrablast. Weasel. Manaphy. Reverse. Io te l'ho detto. Ci siamo. Una. Viastro Hyper. Potrebbe essere fuoco. No, erba. Erba, e quindi è... Shiny! Viastro! Doppione? No, non mi pare che ce l'abbiamo. Metti la... Bellissimo! Metti la... Dollar! Senti, fermare tutto. Quindi, no... Viastro, Shiny. Prima Viastro! Non mi ricordo più niente, ormai dovevo andare a vedere la Baradam, va bene. Quindi... ridicola più fortunata stavolta, mamma mia, devo sventrarle, vabbè. Quindi codicino, poi 1, 2, 3, 4, stavolta c'è niente, quindi bustina nera e tipo lotta pure per me. L'avevi vista allora? No, paci riso, allora, brandifuoco, Ultra Ball, no, ho detto a caso Spiritomb, Burmy, Impdip, Teriu, Riolu. Di già. E quindi è un allenatore, giusto? Sì, è una trainer gallery. Dovrebbe essere una trainer gallery. Sì, una trainer gallery 27. Speciale, quindi è... Mustard! Stile pluricolpo. Wow. Per finire, un Heatran. Che forse ci manca? Boh, non mi ricordo più. Quindi vabbè. Questi qua, tra parte, è la speciale di un box, quella lì, è la speciale di un box, quindi... Dai. Ne facciamo niente, però va bene così. Vai, due
edicole fortunate. Esatto. Quindi alla fine conviene. Quindi abbiamo scoperto che Charizard e Arceus sono i più fortunati, perché Charmin l'abbiamo trovato in Arceus, invece Mustard l'abbiamo trovato in Charizard. Mustard l'abbiamo trovato in Charizard. Sì. Ah, nella bustina. Sì, vabbè, sì. Vabbè, non vuol dire niente. Codicello 1, 2, 3, 4. Bene. Tipo erba, secondo me. Secondo me pure tipo erba. Monferno. Gloria. Starmie. Che bella questa. Sneasel. Link. Spiritomb. Axew. Impidi. Quante ne stiamo trovando? Dradigon. È un'altra B! Wow! Che sbustata, che sbustata! È una B tipo normale. Palkia? No, è di e qua non c'è Palkia. No, Drampa! Vabbè, questo è doppio. Drampa va bene. Ancora si ancora un sacco. Evviva. Super pull. Ti devi rimangiare quello che hai detto. Sì. Perché sennò non se allora il buongiorno non si vede dal mattino in questa sbustata da edicola. Quindi per me è tipo acqua. Elettro. Buio. Buio. Elettro buio. Luxio. Pentola, Siglyph, Magmar, Sawak, Cherubi, Riolu, Tarly, Pachirisu. Mamma mia! Viastro Hyper ed è Charmeleon Viastro! No, poteva essere Charizard mai, sempre sto shy. Noi siamo siamo questo Pokémon. Aspetta che tolgo un po' di carta. Al posto di R0 ci dobbiamo chiamare Shiny. Shiny Viastro Hyper. Esatto, però vabbè, due super praticamente rare. Va benissimo così. Vai. Ultime due bustine, vediamo cosa tiriamo fuori a questo punto, questa edicola. Bisognava segnarsele per non andarci più che altro, perché vuol dire che abbiamo già trovato la rara. Mamma che taglio, guarda no, che bella questa. Sì. Cioè, secondo me se la mandiamo anche la rara ci danno un bel 10. Sì. Sicuro. No, può andare al 9 perché solo il bordo non va. Cintura scelta. Trivia. Purloin. Milseri. Shinx. Impidimp. Mamma mia, quante ne abbiamo trovate? 9. Golett. E Tandarus. Tornadus. È normale. Vabbè. Oh, Snip Holo. Ci mancava questa però. L'avevamo presa in un lotto. Sì. Ok. Però vabbè. Cioè, dai, però. Se l'avessi saputo, non l'avevamo comprata. E vabbè, l'ho presa nel lotto, quindi non è che l'ho scelta. Un lotto su eBay. Va bene. Quindi, per finire, finiamo male perché c'è una bustina bianca. Cos'è? Hai dato una ginocchiata alla sedia? Non ti piace? 1, 2, 3. Quindi, è energia di tipo elettro. Buio. Buio, tutto buio in PDIP questa puntata. Monferno, Gloria, Dusclops, Riolu, Starly, Milseri. Carablast, Clefairy, Mincino, vedo bordo tagliato male, quindi... Niente, Flygon, va bene! L'unica bustina in cui abbiamo trovato Impidimp, secondo me. Non abbiamo trovato Impidimp, secondo me. Bene, con questo Mega Pool, due Viastro, un allenatore e una Viastro Hyper, peccato che è quella sbagliata, non è quella che... Quella di grande valore... Dagli R0 che invitano a iscrivervi al canale, mettere like, seguirci su Instagram e adesso partecipare al giveaway. Mm-hmm. È tutto e noi ci vediamo alla prossima. Andiamo a sistemare i nostri va? Sì, ciao.